La villa comunale di Foggia, Carol Wojtyla, è stata pesantemente alterata nell'assetto originale a causa della Seconda Guerra Mondiale. L'aspetto attuale della villa è risultato dalla ricostruzione del 1950. Il pronao d'ingresso immette in un grande piazzale che attualmente, dopo l'intervento di restyling del 2002, presenta una fontana centrale circoscritta da aiuole mistilinee a prato con una palma, sui lati esterni un'aiuola di forma allungata con palma centrale, affiancata lateralmente da piccoli parterre circolari adornati da un cipresso. All'interno vi è un grande parco verde con in fondo un tempietto circolare costruito alla sommità del boschetto, risalente al 1833. In stile ionico, circondato da colonne e con al centro il busto dello scienziato e filosofo foggiano Giuseppe Rosati. Principale monumento cittadino è la Cattedrale di Foggia, dedicata a Santa Maria dell'Assunta, che fu edificata per volere del normanno Roberto il Guiscardo, e la sua costruzione risale alla fine dell'XI secolo. L'attuale cripta venne però ricostruita nel XIII secolo, nel luogo dove sorgeva l'edificio originario, e proprio dove, secondo la tradizione, fu ritrovata l'icona Vetere, la preziosa tavola che rappresenta l'effigie rarissima della Madonna dei Sette Veli, e oggi custodita nella cappella basilicale. La facciata si mostra in un raffinato stile romanico, presenta infatti 5 arcate cieche. Originariamente era a croce latina, a 3 navate. La cattedrale presenta oggi un interno a navata unica, per via delle modifiche attuate in seguito al terremoto del 1731, ed è adornata da arredi e decorazioni di maestanza napoletana. Foggia sorge nel cuore della pianura del Tavoliere delle Puglie, laddove è inscritta una delle più antiche storie archeologiche dell'Italia e d'Europa. Gli insediamenti originari di Foggia ci portano infatti alla millenaria storia del Neolitico, attraverso il fascino di diversi scavi archeologici che si rivelano nella bellezza di vere e proprie culle contemporanee di quella che fu l'età della pietra. Ma Foggia, come altri centri pugliesi, è città che si racconta anche attraverso gli affascinanti influssi storici della denominazione bizantina e normanna. È infatti a Foggia che Federico II di Svevia, nel 1223, fece edificare per sé e la sua corte una sfarzosa residenza, facendo della città un considerevole centro amministrativo e giudiziario, e dotandola del prestigio di un'importante università. Iscriviti al canale ed attiva la campanella per non perderti aggiornamenti sugli ultimi video.